bene presentarvi questo grande spettacolo teatrale in Notre Dame de Paris. Narra la storia di Quasimodo, il campanaro bobbo della cattedrale di Notre Dame, e il suo amore tanto impossibile quanto tragico ed Esmeralda, una bella gitana, un amore condannato però dall'ingiustizia e dall'ipocrisia. Quasimodo, costretto dalla sua bruttezza a guardare il mondo dall'alto di una torre, un giorno si innamora perdutamente di Esmeralda, che viene a ballare e cantare sulla piazza davanti alla cattedrale. Ma Esmeralda è innamorata di Febo, il bel capitano delle guardie del re. Febo è il fidanzato di Fiordalisa, una giovane ricca borghese, ma la bellezza esotica e sensuale della gitana non lascia indifferente l'uomo, che da subito se ne invadisce. Anche Frommo, l'arcidiacono della cattedrale, è segretamente attratto dalla zingara e, spiando le mosse dei due amanti in un raptus di gelosia e di desiderio carnale represso, per sbarazzarsi del rivale, pugnalerà Febo alle spalle. Esmeralda viene arrestata con l'accusa di aver tentato di uccidere il capitano delle guardie e gettata in prigione. Frommo, approfittando della situazione, offre la libertà alla donna in cambio del suo corpo. Esmeralda, inorridita, rifiuta l'offerta, minacciando di vendetta. Quasimodo libera Esmeralda e la nasconde nella sua torre. Ma Clopin, amico di Esmeralda e suo protettore, fraintendendo le intenzioni di Quasimodo, attacca la cattedrale, mettendo a capo di una rivolta tutti i suoi uomini peggiori, quindi per liberare che cosa soltanto bella per gettare. Attenti però, che nel tentativo di sedare la rivolta, Febo e i suoi uomini metteranno a ferro e fuoco lo stesso la cattedrale e uccideranno Clopin, il povero Quasimodo. Credendo che Febo voglia liberare Esmeralda, consegna la donna a Frollo, che a sua volta la consegna alle guardie. Per Esmeralda è la fine, è proprio la fine. In realtà Febo vuole la morte della gitana, perché solo così potrà sposarsi con la sua ricca fidanzata. E allora, Quasimodo, dopo aver assistito all'impiccagione della sua amata, resosi conto del tradimento dell'arcidiacono, folle di rabbia, getta Frollo dalla torre. Distrutto dal dolore, il corvo conduce il corpo dell'amata alla fossa comune, dove si lascerà morire al suo fianco. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482. Storia d'amore e di passione, e poi gli artisti senza nome, della scultura e della riva, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa. Verso le stelle,
sera mister ciò mi non può formare l'ambiente così al buon popolo di Parigi. Sono tozzi dell'arcidiacono, se necessario scateno un massacro, in nome di Dio farò pulizia di questo miscuglio di nullità. Thank you.
straniera, è una strega, una cagna, una gatta, ma scalza il vento la sua nudità. È un peccato mortale magia, dovrebbe vivere in gabbia, che lei non possa strappare i nostri cuori onesti incatenati a Notre Dame. Stasera ne arriveremo più vicino, poi la prenderemo e li imprigioneremo in una torre lì. Le mostreremo la religione di Gesù Cristo per rendere santo di Maria. Amen. Qualsiasi cosa solo se la rammassi a me, io la farei soltanto se tu la chiedessi a me. Al baldamone.
Costanzi uscire davanti a Notre Dame. Questa ragazza sposata con me è la data del re dei gitani. Dimmi se l'hai toccata e se ti ha satanato. Nemmeno sfiorata e mai lo farai. È un'iscrizione là, un'incisione che non so che cosa sia. In quella galleria, ditemi che significa Ananke. Lei regna su di te, Ananke in greco, ma per noi è fatalità. Quasi nudo che fa, gli è capitato un guaio. Si è fatto arrestare l'idiota, che cosa ha combinato?
Cos'è la passione, ma non lo so.
E allora, frollo e segretamente innamorata di essere. Ma un arcidiacono vuole parlare a tante ipocrisie di giustizia? Arriverà anche per lui la punizione, per mano di Quasimodo. Ma intanto, attenzione, perché Quasimodo non conosce il doppio gioco di Febo e consegna Esmeralda quindi a Frollo. E inizia così la fine della bella città che, come spesso accade anche nei giorni nostri, ovviamente paga veramente la sua bellezza, diventando oggetto di attenzione di troppi pretendenti. L'uomo usa spesso le persone come oggetto fino ad arrivare a distruggere. E quindi la cattedrale a questo punto sta per essere attaccata da Febo e dai suoi uomini. Arriveranno ad uccidere Trompei però. E quindi Febo, che vuole la morte di Esmeralda per sentirsi libero e sposare ovviamente poi l'egoismo. L'egoismo. L'egoismo consiste non nel vivere secondo i nostri desideri, ma nel pretendere che gli altri vivano nel modo in cui noi vogliamo. E allora Quasimodo, arrivato ad essere assolutamente distrutto dal dolore perché sta per perdere per sempre la sua amata, ha il cuore a pezzi, i suoi patti stanno per terminare, è colpito a morte per questa ingiustizia, per questa ipocrisia. Il campanaro dopo della cattedrale sta per consegnare la storia, la metafora della sua vita. Thank you.
posa sulla gola, sopra i tetti vola, guarda come d'amore si muore, fai luce solitaria.
e mai mi amerai. Oh,
sarà passato, la terra scoprirà i nostri due scheletri abbracciati.